Ciao a tutti, oggi nuova ricetta e vi facciamo vedere come preparare dei biscotti con la farina di riso e il cioccolato, buonissimi, ma soprattutto semplicissimi. Vi porteranno via davvero un minuto e vi faccio subito vedere come l'abbiamo fatti. In una ciotola andiamo a mettere la farina di riso integrale, l'amido di mais, lo zucchero di canna, anche questo integrale, aggiungo il lievito, le gocce di cioccolato e l'olio. Questo era un olio di semi, se volete mettere l'olio d'oliva potete farlo purché sia un olio abbastanza delicato e non troppo forte. Inizio a dare una mescolata, potete aggiungere anche un po' di aromi a piacere come vaniglia, cannella, un pochino di zenzero, ci stanno tutti quanti molto bene. E posso aggiungere un pochino di latte, lo vado a mettere in due volte. Impastiamo prima con il cucchiaio direttamente nella ciotola. Vedete che è davvero velocissimo fare questi biscotti. La consistenza dell'impasto deve essere morbida, leggermente appiccicosa, quindi non vi preoccupate se sentite che si attacca un pochino alle mani, perché appunto è la consistenza giusta. E adesso possiamo formare i nostri biscotti. Andremo a fare delle piccole palline e li metteremo sopra un foglio di carta forno e possiamo infornare a 180 gradi. I nostri biscotti hanno cotto in forno circa 20 minuti, ovviamente fate la prova aprendo il vostro forno e sollevando un biscotto per vedere se il fondo è ben dorato. Appena lo vedete dorato potete spegnere, quindi magari vi prenderà qualche minuto di più o qualche minuto di meno, dipende ovviamente dal vostro forno. Come avete visto sono semplicissimi da preparare ed è anche un'ottima idea per un dolcetto gluten free vegan, perché dentro non ci sono uova, non c'è latte vaccino, non ci sono farine con il glutine perché abbiamo utilizzato soltanto la farina di riso e l'amido di mais, quindi sono perfetti davvero per tutti. Io spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, se è così mettete un bel mi piace come sempre, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!